Allora, un buongiorno, anzi un buon pomeriggio agli amici di DigiProcida e agli amici della rete che ci seguono. Con noi oggi pomeriggio nella nostra sede il nostro amico Peppe Giaquinto. Penso che ogni presentazione di Buonasera. Peppe Giaquinto sia superflua, però permettetemi questa premessa con Peppe. Peppe è uno che o all'interno della pubblica amministrazione o all'esterno è uno che fa sempre molto per la popolazione, fa sempre molto per i procidali. Infatti oggi, pur non ricoprendo un ruolo attivo in Consiglio Comunale, è uno che è molto presente, in questi anni si è battuto per i disabili, per i trasporti legati ai disabili e tante tante altre iniziative. Oggi lo incontriamo per salutarlo innanzitutto e per porgli un po' di domande. Peppe, l'ultima proprio, che è proprio di questi giorni, questa situazione per quanto riguarda la fornitura di mezzi di bus dell'EAV per l'isola di Procida, che tu come portavoce del Comitato Utenti Trasporto Locale hai verificato che sono un po' più piccoli rispetto, cioè non sono proprio all'altezza per le strade di Procida, sono un po' particolari, forse qualcuno ci sono fatti più per Capri che per Procida, quindi questa cosa dove porta, come ti stai muovendo e anche l'appoggio dei sindacati in tal senso se porterà a una rivisitazione del bando per addivenire che possono arrivare dei pullmanini un po' migliori per Procida. Sì, innanzitutto dico a tutti buonasera, ovviamente a chi ci segue, e ringrazio ovviamente voi, ringrazio il caro direttore del TG Procida che tanto fa per l'informazione locale sul territorio, ringrazio l'avvocato amico Perfilio Lubrano. E ovviamente partendo da quella premessa che dicevi tu, ci tengo a precisare che poi ci sono, diciamo, una quarantina d'anni che faccio militanza politica, senza livello iniziare con i mandroncini corti, come si suol dire. E ho fatto l'amministratore solo 6 mesi, quindi il resto l'ho fatto proprio, tu sai, Sì, come sì, sì. impegno nel sociale, un impegno associativo, insomma, tutto quello che ci può stare, perché ovviamente è una cosa che mi caratterizza e mi piace, avendo giustamente fatto militanza politica, avendo imparato quelle che sono ovviamente le regole un po' della democrazia e del confronto. Allora, partiamo da questa questione che dicevi tu dei bus, perché ho sollevato questo problema? Perché mi sono accorto che nel bando di gara, noi dopo 30 anni, diciamo, avremo probabilmente il prossimo anno dei bus nuovi qui a Procida, dopo 30 anni, Sì. perché la prima fornitura risale a quando è stato istituito il servizio della SEP sempre a Procida. Dopo che ci sono state varie missioni in servizio di ulteriori mezzi usati, ma comunque avremo, diciamo, una dotazione di bus nuovi. Mi sono accorto che nel bando di gara fatto dalla Regione i bus venivano indicati come lunghezza inferiore a 5,60, quindi con una capienza di circa 20 persone, se ci arriviamo. Ora, tieni presente che il pullman, tenete presente voi tutti, che il pullman di terra murata, che è il più piccolo che abbiamo, che serve terra murata, eccetera storico, è 6 metri quasi. E quindi parlavamo di bus veramente, diciamo, Sì. Dei ridotti di dimensioni. Ora capisco che maxi qui, taxi, dei eh. maxi taxi, chiamare, capisco qui che noi abbiamo il problema del traffico, e quantomeno gli diceva avendo fluidificato, però abbiamo anche il problema di trasportare e durante gli ore di afflusso dei turisti e durante le ore di divieto varie persone da un punto all'altro dell'isola, e allora quando un pulmino di 18-20 posti si riempie al galeone, cioè il resto delle fermate lascia le persone a piedi, quindi quale incentivo può essere questo per l'utilizzo del mezzo Sì. pubblico? È un deterrente, no? Mi pare. Allora sono intervenuto e per fortuna poi mi hanno appoggiato anche i sindacati, hanno intravisto ovviamente una perdita di incassi da parte dell'azienda, perché ovviamente i chilometri non sarebbero aumentati, il chilometraggio sarebbe stato lo stesso, le frequenze lo stesso, praticamente noi ci troviamo con le difficoltà l'anno prossimo di poter gestire il trasporto pubblico qua e di poter accontentare l'utenza. E allora ho fatto questa nota alla regione, per la verità la regione si è attivata e ovviamente mi ha anche chiamato per cercare un po' di risolvere la questione. C'è stato poi un intervento sindacale, c'è stato un intervento della stessa azienda per quanto mi riguarda, che ovviamente anche lei Vabbè, condivide la certamente. difficoltà nell'utilizzo di bus così Come nasce minimi, un errore simile, Peppe? Perché non può ma essere un errore. non so come nasce. Per me forse, diciamo, nasce dal fatto che essendo una fornitura che ci abbina con Capri, perché è una fornitura che riguarda sia Procida che Capri, dovendo affidare una gara proprio, diciamo, su queste due isole fatte di bus che ovviamente siano idonei ovviamente per il trasporto di queste due isole, credo che Capri abbia dato delle dimensioni diverse, diciamo, per questi bus. Solo che Capri, ripetiamo, sposta migliaia di persone con la funicolare, E quindi diciamo, e sì. quindi praticamente risolve la parte del problema, l'utilizzo dei pullman lì è Certo. limitato. E quindi speriamo, insomma. Perfetto, perfetto. Allora, avvocato, Porfirio, i trasporti a Procida, quella su gomma, Peppe li ha seguiti come comitato, noi li abbiamo seguiti anche come informazione, tu forse l'hai seguito pure da un punto di vista professionale, Croce e Delizia sempre di quest'isola.
Tant'è vero che abbiamo dei bus che sono ancora fermi a Italia 90, con i finanziamenti Italia 90, e un'isola che vuole fare turismo, un'isola che vuole assurgere alle cronache, alle pagine patinate dei giornali più importanti dal punto di vista di turismo, non può prescindere da un servizio di trasporto pubblico adeguato. Una tua parola nel merito e qualche domanda a Peppe. Allora, innanzitutto ringrazio Peppe, diciamo così, per essere intervenuto nella nostra rubrica. Riconosco, anche perché è notorio, l'attivismo di Peppe, diciamo, nelle vicende della pubblica amministrazione. Lui ha esplicitato bene il contenuto della storia del suo impegno, che gli riconosco, per carità, al di là del rapporto amicale che ci caratterizza ormai illo tempore. E niente, venendo al dunque della tua domanda, è chiaro che Procida e Capri hanno ovviamente peculiarità diverse, le ha esplicitate bene Peppe. Io farei una precisazione. Io direi, prima di parlare di errori o di superficialità o di incomprensioni, sposterei il discorso in termini di impostazione. Cioè, non ci è dato sapere effettivamente quale è, al di là, diciamo, della tipologia, diciamo così, del pullman che in concreto con limitata capienza verrà a Procida. È chiaro che bisogna inserire tutto in un discorso più ampio, fatto di progettualità e di programmazione. Io penso che questi grossi taxi, definiamoli o pullmini, diciamo così, possono tranquillamente integrare il servizio preesistente con tutti i limiti, per carità, che già esistono, però migliorandolo, andando ad asservire zone capillari dell'isola che magari con mezzi, diciamo, di più grosse dimensioni non sarebbero idonee a tale scopo. Per cui, prima di, tra virgolette, sbilanciarci, diciamo, in ipotesi patologiche del tipo che abbiamo su esposto, aspetterei un attimino per verificare in concreto i contenuti della progettualità condivisa fra ente pubblico comunale, ente pubblico regionale, e poi chiaramente tirerei le somme. Per cui ritengo sia ancora un attimino un prematuro, ma non certo per dilazionare, no, ovviamente, i tempi. Ovviamente il compito, perché non ci dimentichiamo che questo mi è capitato non solo, diciamo, come cittadino, ma anche da un profilo professionale, interloquire con qualche cliente che manifestava delle doglianze in ordine al mancato asservimento in zone più come dire, recondite, meno asservite, più defilate e periferiche dell'isola, che non poteva, diciamo, arrivare a casa sua con il servizio pubblico. Per cui farei la riflessione, la sposterei un attimino, almeno la trasferirei in maniera più concreta sulla tipologia di impostazione che si è intesa dare al tipo di pullman, appunto, che dovranno arrivare probabilmente l'anno prossimo, così come ha prospettato Peppe. Ovviamente il ruolo di un comitato è quello solamente di essere, io condivido perfettamente il ragionamento di amico Orfino. Magari così fosse. Il problema è che noi, diciamo, rispetto a questa amministrazione, poche volte conosciamo quali sono gli intenti, quali sono i disegni, qual è la programmazione, per cui non riusciamo a definire la ricetta per la mobilità di questa amministrazione per il territorio. Se questi qua sono i principali, sono in giro dagli altri. Se così fosse, io sono il primo a difendere il trasporto pubblico, l'ho sempre difeso, e quindi continuerò a farlo. Per me, il trasporto pubblico efficiente, che serve tutte le zone del territorio, gran parte delle zone del territorio, è la base per poter poi limitare il traffico privato e per poter garantire la maggiore vivibilità. È ovvio, dobbiamo partire da qui. Perfetto. Peppe, a te che sei stato comunque... chi ti ha conosciuto sa che sei il ruolo, forse, che oggi è un ruolo particolare, come, insomma, come Procida del Movimento, questa associazione, questo gruppo che sta per nascere, se è nato, non sapete se ce lo vuoi pure dire, che punto siamo con la formazione di questo gruppo, che ruolo avrà, se avrà un ruolo prossimamente fuori all'interno del Consiglio Comunale e tutto. Però ti si riconosce una spiccata attitudine anche nel versante turistico. Quei 6 mesi tuoi, che hai fatto con l'amministrazione Capezzo, sono stati caratterizzati da una serie di iniziative molto importanti. Anche da parte, qualche volta le abbiamo pure contrastate, se ti riguarda, abbiamo avuto pure qualche screzio, tra virgolette, sui giornali, noi due, perché comunque bene o male andava nella giusta dialettica delle cose che si potevano fare, non fare e tutto.
Allora, questa è l'ultima estate che verrà, tra virgolette, gestita da questa amministrazione. Questi 4 anni come sono stati? Cioè, tu l'hai lasciata nel 2015 con. Sì, ma tu sai bene che io sono stato solo 6 mesi ad occuparmi, diciamo, di questo settore e ovviamente il turismo, voglio dire, non è un qualcosa che registra soltanto gli arrivi. Il turismo è un qualcosa, è una macchina che ovviamente va allestita e va messa a sistema, va professionalizzata all'interno attraverso, diciamo, la costruzione ovviamente di professionalità che poi possono gestire al meglio il turismo e poi ovviamente vanno prese una serie di iniziative come stavo prendendo io. Io ho fatto 6 mesi, tu sai bene, importanti, volevo creare questo sistema turistico, Hai lavoro proprio? avevo fatto una consulta per il turismo perché secondo me il turismo deve essere una cosa partecipata in cui più attori, associazioni, singoli intervengono per poterci poi incamminare verso un percorso che poi è un percorso che è importante per l'isola dal punto di vista economico e quindi praticamente è un percorso che prima o poi va affrontato in modo serio. In questi 4 anni onestamente ho visto molte iniziative, per l'amor di Dio, l'amico Granito poi ci si dà da fare anche con l'associazionismo, però è mancata, poi c'è una ricetta in questi 4 anni, è mancata ovviamente la La prospettiva, programmazione. la programmazione, è mancato di capire che tipo di turismo si vuole fare, ma come si vuole fare, perché è inutile dire voglio fare il turismo culturale quando poi voglio dire teniamo ancora terra volata Cioè, ferma, vivace il ferma, target cioè, del turista che vede proprio deve essere qual è? è un target ovviamente di tipo emozionale. Noi perché beneficiamo oggi di questi arrivi in più? Perché è cambiato il turismo, non perché noi siamo bravi a fare marketing, perché neanche lo No, facciamo, lo facciamo e forse se adesso. non lo facciamo proprio, neanche facciamo promozione. È cambiato il turismo che va cercando un po' di emozione, un po' di esperienza, cercando quei territori un po' più, diciamo, acerbi da un certo punto di vista. E allora Procida ovviamente si presta a questo tipo di turismo. È indicato per intraprendere questo tipo di turismo. Ricordi che poi, diciamo, la ricetta viene un po' da più lontano, non sai bene, dagli anni 80, dove c'è stata la prima elaborazione di creare un percorso di questo tipo. Quindi, diciamo, poi tutti quelli che sono venuti dopo si sono più o meno adeguati a quell'indirizzo. E oggi però noi dobbiamo stare attenti a non farci prendere da questo entusiasmo, diciamo, degli arrivi, perché poi prima o poi se non riusciamo a mettere su una ricetta seria, diciamo, di sviluppo del territorio e soprattutto di organizzazione turistica che manca, perché manca l'organizzazione e manca di professionalizzazione, perché noi dobbiamo creare le professioni del turismo qua, cioè non possiamo avere improvvisazioni, diciamo, nel turismo, dobbiamo formarle, però per formarle non dobbiamo ovviamente creare precarietà, perché tu a un ragazzo oggi non puoi dire formati per lavorare poi 40 giorni o 3 mesi o 3 mesi, dobbiamo garantirgli ovviamente un turismo che allarghi e destrizionalizzi gli arrivi e quindi praticamente garantisca la sopravvivenza dignitosa. A Peppe a Porfirio, io chiederei, partendo da Porfirio, questo turismo poi esasperato che porta concessioni da dare, suolo pubblico da dare, cioè facciamo una fotografia di Marina Coricella, per esempio. Oggi Marina Coricella cosa è diventata? Allora, effettivamente noi lo abbiamo già detto in alcune rubriche, puntate precedenti. Effettivamente un po' il profilo identitario, diciamo, originario della Marina Coricella si è un po' snaturato, perché è chiaro che, come dire, questo impazzamento, okay, di attività che proliferano, sicuramente vanno ad intaccare, proprio l'identità di Borgo dei Pescatori che caratterizza da sempre la Marina di Coricella. Io concordo sulla prospettazione di Peppe per quanto attiene la fase, diciamo, funzionale, ma non strutturale del suo ragionamento. Mi spiego meglio. Dalle sue parole, mi sembra di capire in maniera chiara, diciamo così, l'evidenziazione di una estemporaneità, di una improvvisazione del fare turismo, quando poi invece, vivendo tra virgolette di rendita degli anni 80, giusto per sintetizzare. Io però, diciamo così, farei una piccola integrazione a questo ragionamento, in correlazione, e non per fare il discorso da vittimismo di austerity che viviamo, che sia ben chiaro, secondo me non è facile inquadrare oggi come oggi la tipologia del prodotto Procida, ok? Rispetto sia alla collocazione, diciamo, all'interno del Golfo di Napoli, per la tra virgolette concorrenza Capri e Ischia, e sia per il suo profilo identitario autonomo dell'isola di Procida. Mi spiego ancora meglio. La penuria notoria di risorse di Procida, unitamente al discorso tra virgolette della rendita degli anni 80 di cui parlava Peppino, paradossalmente ci condiziona un po', perché volendo fare un discorso di impostazione, non volendo fare quindi il solito
turismo di massa che punti sulla quantità, ma prevalentemente sulla qualità, perché secondo me il criterio è sempre la prevalenza e non l'esclusività, perché non si può, diciamo, isolare un, appunto, scusatemi il bisticcio di parole, l'isola nell'isola, cioè facciamo un'isola da un profilo elitario, punto e basta. Per attuare, effettivizzare il discorso sacrosanto di Peppino, per carità, io ritengo che ci voglia un'impostazione diluita nel tempo, cioè è un discorso in divenire, per cui anche diciamo la visibilizzazione più elitaria di Procida, giusto per intenderci, ha bisogno di tempi, di mezzi e di risorse adeguati, proporzionali e ragionevoli rispetto sia al profilo territoriale strutturale dell'isola, sia al profilo tempistico, diciamo storico, cioè dell'impostazione che si è iniziata a dare negli anni Ottanta. Per cui noi parlavamo prima, per esempio, di Marina della Cordicella, per fare l'esempio per antonomasia. La Cordicella, tanto visibilizzata nel tempo, soprattutto negli ultimi anni, paradossalmente è stata una sorta di boomerang, sta producendo l'effetto contrario, per questo proliferare di attività tra virgolette anche invasive rispetto al profilo originario di Borgo dei Pescatori. Allora, programmare, non per spezzare una lancia fuori di questo governo comunale, ma obiettivamente programmare una attività, diciamo, di tutela, di preservazione e di valorizzazione del Borgo Cordicella non è facile, e secondo me ha bisogno di tempi molto lunghi, oltre che di programmazione e di progettualità, secondo quanto correttamente ha prospettato Peppe. Peppe, per esempio, di te poi puoi anche replicare, cioè quella piazza con Fiorella Mannoia è stato forse uno dei tuoi più bei eventi organizzati a Procida. Come è stata possibile farlo? Poi non si è mai più ripetuta. Sarà possibile rifarlo? Quelle risorse dove veniva? Cioè, come quell'idea, dove dice? Dopo voglio un attimo ancora oggi si dà persone si ricorda. Sì, si ricorda Fiorella Mannoia. Diciamo, però adesso senza entrare nelle polemiche, sì. Dice, quell'estate fu resa possibile attraverso un finanziamento che tra l'altro io avevo già trovato. E l'avevo ovviamente intercettata l'amico compianto Fabrizio Borgogna, certo, in cui il comune beneficiò di 120.000 euro. Io con quei 120.000 euro feci l'estate a Procida, feci il concerto della Mannoia, se ti ricordi, feci il concerto di Facchinetti qui a Marina Grande a abitabile settembre, feci Abitabile, feci a Natale Finizio, se ti ricordi, insomma facevamo una sede eventi. L'anno dopo io ho dato in eredità all'amministrazione che è arrivata non 120 ma 250.000 euro attraverso un progetto che feci io con lo Salva Iudice di 250.000 euro, e poi c'è ovviamente il doppio del finanziamento, ma pochi si ricordano quello che è stato fatto. Invece tutti quanti si ricordano, diciamo, questo. La risposta a Porfirio. Il problema è questo, cioè noi è chiaro che approccio il turismo di invasivo non lo possiamo sostenere perché non abbiamo i servizi, poi ovviamente sì, non tecnicamente neanche gli spazi, poi ci può dire. E quindi è chiaro che dobbiamo indirizzarsi verso un turismo più selettivo, più di qualità. Allora, perciò io mi arrabbio quando sostengo che secondo me Procida ha sbagliato a non inserirsi con i campi freddi, che ha un turismo possibile al nostro, e guardare a Ischia, che insomma è un turismo totalmente diverso da quello che vogliamo noi, non inserirsi nei campi freghei né chiedere per Cordicella da Totè l'Unisco come hanno fatto i campi freghei. Ecco, questa è un'altra battaglia. E quella è la battaglia che io sto facendo, che ho fatto, ma poi là è assolutamente assurdo, perché poi quantomeno tu andavi a mettere un paletto, andavi a mettere dei freni, oltre a beneficiare dei finanziamenti che ci sono poi per le città, cioè per i posti UNESCO. Però è chiaro, poi come si fa, voglio dire, nel momento in cui c'è stata questa grande invasione a Cordicella, ovviamente questa grande esigenza di fare guadagni, perché là arrivano, come si fa a limitare, voglio dire, poi il proliferare l'attività? Sì. È un po' complicato, per la stessa amministrazione, come si fa poi a tutelare, poi c'è quelle che restano ovviamente dei pescatori, della pesca, delle tradizioni, e poi soprattutto... Onestamente a me fa male poi, perché poi chissà, appunto non è un turismo, appunto dicevo prima, per fare turismo ci vogliono gli indirizzi, ci vogliono le ricette, si deve programmare, si deve capire cosa si vuole fare di questo territorio, perché io penso che voi notate che mentre noi troviamo Cordicella piena, poi dall'altra parte abbiamo lo svuotamento della Jaurella, che praticamente il lungomare si siedono, le spiagge non vivono, mentre dovrebbero vivere pure di sede, secondo me, le spiagge, gli stabilimenti di lungomare. Allora poi svuotate da là, abbiamo riempito là, quasi, ma, là, dire, secondo là, me appunto, noi per il territorio che abbiamo,
dobbiamo avere la capacità di creare delle strategie tali da mantenere degli equilibri vive anche dal punto di vista economico, certo. Perché tu non puoi impoverire l'interno del paese oppure gli aurelo o altre e versare tutto su Cuoricella, certo, allora perciò dico, secondo me vanno fatte delle scelte. La Cuoricella pareva non esce, era una scelta importante perché ripeto, ci legava ai campi freddi, che è un turismo un po' più qualificato, certo, come lo vogliamo noi, ecco, capito? Perciò dico, secondo me dobbiamo fare questo, ovviamente rimangono fermi alla valorizzazione del calcio, perché non mi pare che sia valorizzato, cioè, che le visite siano un granché, insomma, là ricominciare ancora fermo. Cioè, noi, siccome siamo un'isola piccola, contenuta, noi quantomeno dobbiamo vedere come utilizzare al meglio quello che abbiamo, ma se ovviamente concentriamo e non utilizziamo poi risorse importanti che vanno essere innamorate e vivare, congestioniamo, è chiaro che congestioniamo. Perfetto, siamo già oltre 20 minuti, quindi allora, ora, più volte sui social intervieni come portavoce, come rappresentante di Procida in Movimento. Sì. Che cos'è Procida in Movimento? Che cos'è oggi e cosa sarà, cosa, o cosa potrebbe essere in prospettiva? Procida in Movimento è un gruppo che al momento piccolo, ma che comunque lanceremo a maggio, come avevo, con delle idee, con delle proposte, perché ovviamente tu sai bene che in questo periodo io non è che sono stato a caso come molti altri, nel senso sono stato presente su alcune tematiche, tu lo sai bene. Però dobbiamo non solo fare la denuncia, ma dobbiamo dare anche le ricette, le soluzioni. Allora da maggio noi partiremo con le proposte, con le ricette sulla mobilità, con le ricette sul turismo, con le ricette su tutto il trasporto, tutto quello che abbiamo affrontato. E quindi, perché diciamo Procida in Movimento? Perché ritengo che ormai le classi dirigenti amministrative su questi territori si siano abbastanza svuotate, diciamoci la verità. Cioè, l'altra volta c'è stato un segnale, io l'ho sempre detto, un segnale di cambiamento del territorio che ha messo fine ad un periodo di gestione amministrativa. Ora la gente non è che tornerà indietro, però vuoi cercare che chi è deluso da questa amministrazione vorrà capire quali sono le ricette diverse, quali sono le competenze diverse da mettere in campo. Allora, siccome io sono uno di quelli che diffido, cioè apprezzo chi viene un po' dalla militanza e dall'impegno, ma non politica, anche sociale, anche culturale. Certo. E diffido da quelli che ovviamente sai bene che poi arrivano nelle liste, arrivano perché semmai sono portatori di 100 voti, ma poi arrivano con la lista di quelli che vogliono per sé e per la propria famiglia e i propri amici, ma vuoti completamente di idee di proposte, perché noi abbiamo poi nel tempo avuto classi amministrative che certamente non hanno dato il meglio a questi territori. Sì. Allora l'obiettivo di prosciugamento qual è? È quello di partire senza preclusioni per nessuno, per metterci veramente assieme, ma ripeto, dai 18 ai 100 anni, perché non è che faccio questo e raggruppare le energie migliori. E secondo me lo dobbiamo mettere insieme le energie senza fare divisione su quest'isola, ma non perché poi ognuno deve avere un ruolo da protagonista, ma ripeto, ma perché ognuno deve avere la capacità e la possibilità di esprimersi anche rispetto ai percorsi che ha fatto, in modo da creare veramente un pacchetto di idee e di soluzioni per quest'isola, perché tutti quanti diciamo ci impegniamo, mettiamo passione, ma perché poi vogliamo bene a questo territorio. Certo. Il nostro obiettivo qual è, visto che siamo di passaggio? Cioè, nel senso, consegnare un'isola migliore a quelli che verranno. Certo. Ma se non riusciamo a metterci insieme, soprattutto a trovare soluzioni e ricette, diventa complicato. Per cui io ci terrei, diciamo, con il prossimo movimento, a creare una classe amministrativa futura, che ripeto, non siano quelli che arrivano con la lista, diciamo, della spesa e dall'ultimo, perché semmai è un pacchetto di voti, ma a noi non interessa il pacchetto di voti, a noi interessa il pacchetto di idee, di proposte, di soluzioni. Cioè, questa è la politica, a me piace. Ha sempre piaciuto questa cosa, che forse tu frequentando, fosse stato pure uno che ha frequentato molto i partiti, certo, ho frequentato tantissimo, e quindi le partite avvenivano all'elaborazione, ma ora non avviene più. Allora ci stanno questi qua, ragazzi di buona volontà, ovviamente, che però, come ha detto proprio pochi giorni fa, il Mordo di Mattarella, qua alla fine chi vuole impegnarsi nell'attività politica o amministrativa deve pure prepararsi, deve pure avere contezza di cosa fa, insomma, oltre ovviamente a una grande dose, questo che veramente tengo a dire, di umiltà e di sincerità nei rapporti, di cordialità, di apertura verso... E che è quello che noi diciamo già da un po' di tempo, no? Cioè, nel senso che bene o male, tra virgolette, manca proprio questo sul territorio, manca qualcosa che mette un po' insieme le energie migliori, non dico le menti migliori, ma chi in un qualche modo vuole dire qualche cosa e vuole proporsi al vaglio della popolazione procidana. È chiaro che la funzione, come dire, propositiva prospettata da Peppino è pregnante per ogni discorso di una comunità che voglia crescere nell'interesse collettivo e quindi pubblico, condiviso e condivisibile secondo le diverse esperienze, secondo i diversi percorsi che dovrebbero andare a convergere, proprio nell'individuazione di tutti quei correttivi
tesi a migliorare, diciamo, il territorio, la vivibilità e la valorizzazione della nostra isola. È sacrosanto, ci mancherebbe quello che dice Peppino. Io soffermerei l'attenzione però su di un dato. Effettivamente c'è però da prendere in considerazione il profilo strutturale, cioè il fatto che manchino rispetto a un tempo i partiti, perché poi diciamoci la verità, a Procida presente è solo il Partito Democratico. Al di là di tutto, io parlo da un profilo strutturale, da un profilo strutturale. Come dire, questa situazione viene a creare un documento inevitabile alle forme di aggregazione, secondo i contenuti sacrosanti che ha prospettato Peppino. Allora, secondo me, il discorso è sempre di impostazione, ma dare un'impostazione, come dire, equipollente alla forma partitica, in modo tale da creare le condizioni per aggregare, prima di aggregare, secondo le diverse aperture mentali, di idee propositive, di progettualità di cui parlava lo stesso Peppino. Ed allora, tra virgolette, metterci tutti insieme in maniera di un confronto democratico, aperto, aggregativo, nel preminente interesse chiaramente della tutela e valorizzazione del nostro territorio a fine di creare indotto, è una priorità assolutamente imprescindibile. Noi prima parlavamo proprio della Curricella. Quante volte noi nelle puntate precedenti abbiamo detto la Curricella non ha più bisogno di visibilità? È come una sorta, come la democrazia, la crisi della democrazia per Sovraesposto. eccesso di democrazia, una crisi della visibilità per eccesso di visibilità, fino a snaturare il profilo identitario tipico, vabbè, del borgo dei pescatori che caratterizza la Curricella medesima. Allora, quanti luoghi, al di là pure della Chiaiovella, cioè quanti luoghi a Procida, reconditi ancora ai più, non vengono adeguatamente visibilizzati? Quante volte, ad esempio, giusto per praticizzare il discorso, abbiamo parlato di Punta Serra, di località Cottimo, del luogo bucolico Madonna della Libera, giusto per disolchiare, giusto per fare degli esempi. E allora, un discorso progettuale, un discorso di impostazione che voglia visibilizzare al massimo, vabbè, Procida, non può prescindere anche dalla conoscenza e conoscibilità di questa grossa ricchezza che è data dal carattere composito e variegato della nostra isola. Ovviamente, perfetto, siamo a 28 minuti prima che YouTube ci tagli il nostro, che è arrivato a 30 minuti, ci dà qualche problema. Ringraziamo Peppe Giaquinto, diamo appuntamento proprio alla Come presentazione no, certo. di Procida in Movimento. Ringraziamo il nostro amico Avvocato Lubrà per la nostra rubrica e diamo appuntamento ai nostri video spettatori alla settimana prossima. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, buona serata.